nelle mie idee che rientra la promozione per la candidatura olimpica di Roma 2020 e ritengo che proprio all'interno dei nostri progetti e quindi dei nostri obiettivi ci debba essere un protocollo di qualità finalizzato a diventare una città olimpica e quindi in grado di ospitare non solo i giochi ma di essere recettiva e quindi diciamo idonea per, sotto diversi punti di vista, e da qui appunto il protocollo di qualità diventa uno degli elementi essenziali. Risorse per Roma insieme ad Audis sta mettendo in piedi questo protocollo, lo presenteremo a gennaio prossimo. Attraverso questo protocollo speriamo di realizzare un sistema di regole chiaro che consenta agli investitori di procedere più speditamente nell'ottenimento delle loro licenze, ma soprattutto consenta di realizzare uno sviluppo sostenibile per la città. Riteniamo però fondamentale che poi questo protocollo venga in qualche modo messo concretamente in atto nella città, e l'occasione dell'Olimpia, della progettazione del villaggio olimpico ci offre questa opportunità. Questo sistema, questo protocollo ci deve portare dritto verso procedure di qualità urbanistica, tra l'altro, e questo ci aiuterà enormemente in questa procedura. Tra l'altro noi ci siamo strutturati in tal senso, l'amministrazione già da subito ha proceduto a efficientarsi in questo, radunando in un unico dipartimento tutta la materia urbanistica attuativa. Non a caso è un dipartimento che si chiama programmazione, quindi pianificazione e attuazione, per migliorare i canali di comunicazione all'interno di tutti i suoi uffici, in maniera da avere un unico sistema, un'unica procedura che sia concordata e definita, e migliorare anche i rapporti e i tempi, perché è fondamentale in tutta nell'iniziativa dell'amministrazione e delle procedure urbanistiche sono i tempi, e efficientarsi in questo è fondamentale. Uno dei risultati attesi da questo lavoro è l'incidenza che questo avrà nella costruzione delle procedure di approvazione dei progetti di sviluppo. L'obiettivo finale è quello di individuare dove sono i punti critici dei procedimenti e intervenire per poter pervenire alla fine a uno snellimento delle procedure. Un lavoro relativamente interno all'amministrazione, per il risultato ottimale del quale però noi ci stiamo servendo anche di una comparazione di best practices realizzata appunto analizzando come questi stessi temi vengono trattati in città importanti per complessità simili a Roma. Si vuole creare una sorta di matrice di qualità su cui che ha come degli indicatori, degli obiettivi di qualità urbana, e praticamente è una sorta di anche di autodeterminazione nel rapporto col privato che l'amministrazione vuole utilizzare. Questo gruppo di lavoro sta lavorando sulle procedure, quindi come incardinare anche all'interno del procedimento questo momento in cui l'attore privato e l'attore pubblico dovranno necessariamente rispondere a quegli obiettivi, quindi è una sorta di checklist in questo senso che sui vari punti della matrice, questa nasce dalla carta della qualità urbana di Audis, e quindi persegue gli obiettivi di qualità urbanistica, di qualità architettonica, di qualità sociale e anche di qualità economica, perché poi questi progetti devono avere anche una loro struttura di fattibilità. In una fase così difficile effettivamente il lavorare secondo degli schemi, dei protocolli condivisi può agevolare appunto la conclusione di un accordo, può ridurre quelli che sono i tempi lunghi, troppo lunghi, eccessivamente lunghissimi nel caso di Roma, per l'approvazione dei progetti e la loro realizzazione, perlomeno questo è quanto ci auguriamo, e quindi in sostanza può portare un contributo positivo all'avanzamento di questo grande progetto. Ecco, questo è quanto speriamo come Audis, ci auguriamo e il Comune ci crede. Speriamo che ci segua. Al di là anche dell'occasione delle Olimpiadi, questo può diventare uno strumento di un forte cambiamento nella cultura urbana della città, e poi anche però soprattutto, è quello che tutti quanti speriamo, anche negli effetti che si produrranno in termini di qualità degli interventi realizzati. Al di là, ripeto, soltanto del tema relativo alla questione Olimpiadi, qualsiasi intervento, naturalmente
certi tipi di interventi, che potrebbe essere benissimo riferito alla matrice, potrebbe essere in qualche modo controllato attraverso la matrice, ma io dico ulteriormente anche qualcosa in più, la matrice, ripeto, anche per gli stessi progettisti potrà essere come guida per il progetto, come indirizzo per un buon progettare.